Green Gadget, di quale serie? Batman. Ah, io sono Green Gadget, lei è? Warframe. Benissimo. Oggi, quando entriamo nei gadget di questo gioco chiamato Batman, che è l'ultimo che è uscito quest'anno, che è stato l'ultimo anche capito, il suo nome è completo è Batman? Arkham Knight. Allora, di preciso, io purtroppo non avendo riuscito a prendere neanche una limite, neanche una collettore, perché a volte non riesco a prendere una cosa di cosa decente, allora mi sono mandato sui gadget. Io ho trovato tre cose molto interessanti, funzionali, utili, ovviamente anche per Sony, ogni PS4 per me. Avete fatto, mi ricordo che è uscito quest'estate ed è uscito in quelle console? PS4, giusto? Che pare? PS3? È uscito la PS4 e il Boss One. E per PC fu ritirato dal mercato per i suoi bug e problemi tecnici. Rocksteady per una buona qualche volta che ha fatto una pesta, ma a me per noi console si è andato di culo, letteralmente. Quando presenteremo poi prima una cosa da viaggio, cosa può essere? Una borsa, per esempio. Esatto. Ma prima di parlare dei gadget, vi diciamo cosa c'erano due edizioni limitate. La Day One Edition, che conteneva la Steelbook classica, veramente figa, ma non sono uscito neanche a prendere quella, ma... le prenotazioni, me ne vado fuori la finestra. E poi c'erano due edizioni. La limite cosa conteneva? Allora, conteneva sei cose. La statua di Batman... Guardata. Edizione numerata, è di 25 centimetri. Una Steelbook, un artbook. Un pacchetto esclusivo con tutti i costumi, poi un fumetto della DC Comics in edizione limitata e il gioco di Batman Arkham Knight. E poi c'era la colletta che fu invece ritirata dal mercato per insufficienza di numero a produzione, che invece conteneva la Batmobile trasformabile in Batman, per contenere tutto il resto che lei ha annunciato poco prima. E poi per alcuni settori aveva anche un pass. E quello della Batmobile costava ben 200 pass euro. Mentre la Limited costava 120, sono su di lì, le solite Limited. Perché per me la vera Limited sono una serie Thales. Vabbè. Ma per fare concorrenza, parliamo di caso. Ho trovato in un negozio, che dove vivo io, la sfiga brutta che non ho trovato, dove sono andato io da poco fa in ferie. Ho trovato di tutto, ultimo in pezzo, per cui ho avuto una batculo in una maniera assurda. Come ho detto, lei prima parliamo di una cosa da viaggio. Una borsa da tracolla in questo caso. Ecco qua. Me l'ha confezionata. Mai aperta, a parte io che l'ho aperta perché ho sacchetto. E si spelle. E non è perfetto. Abbiamo questa bellissima borsa. Che costava la bellezza di 40 euro praticamente. Vediamo un po' come tu prima. Ecco, vediamo un po' i suoi dettagli. È tipo cincia il materiale. E qui un po' come cosa fa. Allora, vediamo cosa di preciso. Allora, vabbè, aveva l'etichetta dentro, che è da tablet, ecco qua. In cui in tutta la sua figaggine, che praticamente è uguale a quella che si presenta come immagine sia nella cover di Batman che nel Season Pass, e dietro per verificare che non è contraffatta DC, Batmobile, ed è stata fatta da B-Style. Non male. La stampa è in pre-esso, ovvero dire che è una stampa fatta su tessuto, molto ben fatta. C'è una mini sacchetta, vedete qua, con lo zip. Non c'è abbastanza spazio, poi metto qualche rivista porno, qualche rivista di Batmobile. Di Batman. Buona, bellissima. E alta come apertura. Qua di sopra Wolfram. E dentro c'è questo bello... come si chiama questa cosa?
borsa raccolta. No, questo pezzo qua. Il nastro per fare la borsa raccolta. Boh. Come si conosciuto? Coso per la borsa raccolta. Esatto, questo qui regola benissimo. Poi vediamo qua, questo qua si chiude al zip. Come non si rimuove. Poi abbiamo davanti alcuni settori, come per mettere, non so, e la borsa da viaggio a punti scolastici. Tendo conto che chi va a scuola può essere comodo, può essere figo. Una stacchetta retina, carta matita, penne. Ah, qui c'è una mini custodietta. Tutto questo quanto è, lo può mettere veramente ben fatto, e anche le dimensioni di un portatile. Dunque diciamo che veramente comodo. Ecco, guarda, qui c'è anche un prato cellulare, evitato perché così non me lo si cavano lo stesso. Anche forse dei Joker. Vediamo un po'. Questa figaggina. E basta. Ok, torno indietro che lo farà il gadget. Esatto. Ok, questa era la prima cosa. Basta. No, prendi tua pure. Ah, me la regali? Ah, oh, la regalia mia! Poi presentiamo invece i gadget da gaming, come ho detto prima per PS4, per me. Allora, questo è il gioco. Questo è il joystick. Che gadget sto presentando? La cover per il joystick. Sì! Ebbene sì. Non si può trovare questa custodia per il gaming. È fatto dalla compagnia della GameScripts, costava la bellezza di 20 euro. Ovviamente è ben fatto. Cosa contiene questa edizione qua? Allora, conteneva. Allora, due tipi di screen, possiamo dire. Contiene esattamente tutto fatto in silicone, la skin beige, sia nera che grigia, la busta in skin che serve per mettere sulle levette analogiche, e poi basta. Da dire il fatto che ci sono due loghi bianchi del logo di Batman. Ecco qua. Questo qui lo chiudo bene. Pulsante. Coltellino. Taglia, boh. Beh, taglierà di certo. Ma pensavo di provare sulla tabella. Va bene, non fate a caso, sono i professori che fanno queste cose. Evitate di farvi male con i coltelli, se siete maggiorenni usate bene i coltelli. Se siete minorenni, evitate di fare cacciate. O Batman vi punisce. Peggio ancora, cappuccio rosso. Bene, quello che lo conosciamo? Bene. Ok. Come va? Questo qua è il silicone, vedete? Allora. Poi qua. Io sentite. Questa è una cosa di bianco, di volpe. Qui dietro c'è pure il logo con la scritta. Vedete qui sotto? Questo è scritto Batman Arkham Knight. E qui davanti vedete il logo. Sempre tutto da DC, tutto timbrato, firmato, le sue brevette, cose varie. Vediamo cosa abbiamo qua. I bottoncini, giusto? Andiamo con i neri. Non ci dicono proprio rigido questa volta. Oh, figo! Ci sono anche i simboli. Dove? Non ci si vede. Il simbolo di Batman. Ah sì, qui. Bene. Proviamo a montare. Trasformazione. Come cosa di interrompere?
prendi in un fondo. Ok, ragazzi, sto già bestemmiando io qua. È una cosa un po' più lunga per quanto faremo veramente. Ok. Un lato è bello che è andato. Ecco, ma lì si vede il fatto che c'è anche, si può anche caricare lo stesso. A meno quello. Qui mettiamo le cosette tappine. Metto giù. Questo vogliono litigare. Vuol dire che sono fuori. Più sono duri, più sono fuori. Non si stacca la faccia. Ok, è un andato. La sensazione ve la c'è della PS4. Ecco qua. Con tutta questa bella bellezza, potete vedere anche i dettagli. Qui possiamo vedere anche il fatto che logo tutto. Ma molto ben fatto. Almeno questo. Ce ne sono due, per cui vuol dire che vale per due joystick. Cosa? Io con un altro, avevo un altro gadget come non manca. Sì. Ok, manca l'ultimo gadget, quello per giochi in lamina. Non che Batman abbia proprio un gioco, un vero e proprio comparto online, però ci sono le competizioni con i punteggi. No, questo gadget, basta, poi è trovato per fare il culo in altri giochi, mi spara tutto, per fare tutta la partita con per il sistema. Per non disturbare gli altri come per un altro. E quello. Oppure per trovare l'ufficio, per fare il figo, oppure per fare varie cose. Però vedi, Cuffy è davvero gamer. No, davvero Batman gamer. Allora, questo qui no? È uno stereo gaming da set. E poi ti dà tutto per la PS4, Xbox One e PC. Ok, e principalmente l'altro più per la PS4. Allora, la compatibilità è con PS4 che devo usare il jack con 3,5 metri di connessione, jack. Xbox One ha requisito di un sistema di adattatore che non è incluso. E il PC invece ha bisogno di un connettore, microfono, risponde, ha più cose bisogno del PC che il vostro. Se non ci credete, è tutto scritto qua per quei cavoli vostri. Viva Sony. Allora, cosa contiene?
40 mm di speak driver, per cui già è una bomba sonora, dovrebbe essere. Un microfono flessibile, un jack connessione da 1,20 m, un sistema di canestra online, vuol dire che si chiama per controllare simulazione, cioè giocare con l'audio o meno, con la voce o meno, con il jam. Poi cuscinotti sonori, cuffie girevole, e per giunta è anche regolabile per l'altezza. Questi sono i dettagli che mi dice questo. Vediamo un po' com'è. Ho trovato una nuova arma per omicidi. Sentite il suono? E vedi, è affidabile, che trappa. Istruzione ovviamente sempre in inglese. Mi aspettiamo Alfred. Andiamo un po' a calcio dentro. L'abbiamo qui. Ok. Ecco, qui già vedo tanto blocchi da cosa non mi piace. Questo qua si usa prevalentemente per andare sul computer con i loro vari connettori. Audio, voice. Ma lui problemi e problemi. Mi sa che si usa anche per la PS4. No. La PS4 e questo qua. Questo qui non è per le cuffie. Quello è per chi va a giocare a computer. Guarda un po' com'è. Figo, lo sta leggero. Sto in video. Ok, Warfare. Insomma. Quanto costano queste? Quante avevo un po' del genere? 50. Allora, vediamo un po' di capire. Questo è detto, questo è sinistro, come sempre. Quella batte col centro, quella batte mobile, volete prenotare? Facciamo una prova. Aspettate un attimo. Una faccina. Ma Ci sono. Non si sente? Si sente un disturbo? No, perché? Sente un errore?
giusto? Sì, c'è, perché le scrive giusto, perché faccio sapere il microfono qua. Devi continuare un pozzo. Ah. Ecco, avere Cristi che ti dà. Stavo dicendo, ecco, giusto, che questo qui era un ottimo audio, veramente una buona prestazione. Questo qua è un prodotto veramente ben fatto. Come dicevo prima, il microfono è pieghevole. Quello è di dettagli la bassa caratterista. Vedete qua? Quindi il cimbolo, il logo, bat logo è un'area. E poi anche qui il simbolo, se lo metto su questo lato. Le cuffie probabilmente gestite di un sistema ProQuest, per esempio vuol dire che è un sistema di pre-audio ascoltamento, molto comodo. Vabbè, questi erano gli unici tre pezzi che sono usciti a reperire, ovvero una bella cuffia, una cover per joystick e una borsa tra collo. Non fumette, ovvio. Tutto qua in un posto dai, con le, del gioco. E puoi andare in giro in modo fashion. Perché io sono Bat Fashion. Questo era tutto quello che avevamo da serie di Batman. Con i suoi gadget da gamer, con le cuffie, la cover antiscivolo e una borsa per portare la piaccia. Piace quanto che ti vedo un po' più dura, però è portatile, piace sempre alla Batmoda. Questa è tutta la parte di 591, Wolf. Alla prossima parte il canale TD591. Let's rock, Bat. E arrivederci di nuovo.